a tutti ragazzi, qui è Vision. Bentornato. Bentornato Marco. E raga, quando torna Marco, che esce fuori. Ma allora, io non vedevo l'ora che tornava Marco, perché praticamente i più, quelli che ci seguono di più, sapevano che quando uscì il 7 Elite Swensur, poi capisci, Arizard, futuri campioni, raga, ne avevamo comprati tre. Uno io, uno Marco e uno Manuele. Poi c'è state pandemie, crisi planetarie, guerre, carestie, e quindi tutto. Marco non è più potuto scendere. Giustamente. E il suo Elite Trader Box è rimasto qua imballato ad aspettare che Marcolino scendesse. E guarda un po'. Oggi è giunto il momento di aprirlo, perché Marco ha detto che in tutti questi tempi Charizard si è evoluto, perché era Charmander inizialmente, ma è diventato Charizard all'interno. Ed è Charizard. Ovviamente. E quindi oggi andremo ad aprire, appunto. Shiny, c'è sta, no, c'è sta solo il VMAX. Però è bello. C'è l'Hyper. VMAX Hyper Dorato. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, noi come al solito vogliamo lasciare un grossissimo pollice in su. Vi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordiamo che qui sotto in descrizione vi lasciamo il link per poter acquistare tutti questi Pokémon con dentro Charizard e Rillaboom. Vabbè, dunque io Charizard aspetta da 6 mesi. Andiamo ad allora, eccoci qua, Marco. Io direi di non perdere tempo a fare cose, perché i ragazzi sul canale già li trovano dove abbiamo aperto, abbiamo fatto vedere tutto quello che sta all'interno. Quindi no, lasci... apri tutto, lo sanno quello che c'è dentro. Esatto, quindi noi andiamo subito ai pacchettozzi, perché è quelli che volevamo trovare. Ma a me non mi interessa, forse le poderine, ma che ci faccio? Ma sì, ma niente proprio, Marco, qua non ci frega niente. Noi vogliamo i pacchettozzi, che peraltro qua sono 10, Marcolino. E c'è pure il Charizard, quello promo. E nel frattempo, Marco, è cominciato a diventare abbastanza di valore. Guardalo un po'. Eccolo qua. Questo ho visto un sacco di ragazzi. Sì, sì, l'hanno fatto piessare. Scusa, ma questo qua? C'è sta pure quello. E ti dicevo, l'hanno fatto piessare e tantissima roba. Peraltro dobbiamo davvero parlare, vale quello? Sì, senza far vedere di chi sta che ho parlando. Perché Marco ci diceva che giustamente c'è pure questo. Shine, per carità. Però noi vorremmo questo. Sì. Alla fine. Allora, come al solito, ragazzi, il codicino ve lo regaliamo a voi. Eccolo qua. Poi ci sono le solite cose che, come detto, non ci interessano, perché ci stanno le energie, i segnalini qua, che non ci importa niente. Noi ci andiamo a prendere subito i nostri 10 super pacchettoni. Io voglio l'Hyper. Allora, quindi Marco 2, 4, 6, 8, 10. Scegli tu. Me li scelgo io stavolta. Allora, basta che trovi Charizard. 2, 3, 4, 5. Vai così. Vai. Senti, qua lo sai che c'è Charizard. Come minimo. Ora non so quale dei tre, perché purtroppo non gli ho stato tanto dietro, quindi non si potrebbe essere in modo giusto. Allora, Marco lì, io intanto gli regalo il codice. No, pure non si fa, non si fa, non è brutto. Pure dritto. Poi, 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Secondo me... non c'è niente. No. Allora, abbiamo un bel macio. Bellissimo. Rolicoli, Armania, Pozione, Rockraft, Energia, Addetta del Centro Pokémon, Drittini, molto bella. Kabu. Regula del Team EL Holo Reverse. E poi? Che c'è? Chi c'è? Mary? Va bene. Proseguiamo con il secondo pacchettozzo. Comunque, Marco, dopo che ultimamente abbiamo aperto solo cose in giapponese, no? Dopo che apri quelli in giapponese, quelli italiani sembrano proprio vuoti. Cioè, sembra come che non c'è mai niente. Ah, tanto io. Ma infatti stavo a pensare a sta cosa. Stavo a dire proprio, dico, cioè, dopo l'apertura giapponese, qua c'è niente. Oh, questa è ruvida. C'è niente, però questa è ruvida, Marco. Questo dovrebbe essere Charizard. Ma... non me lo stavo aspettando. Questa è Guido. Guido. Comune è Don Beedrill. E va, perché lo vedi? Beedrill. Funzione. Funzione. Forfix. Energia. Proportion. Sharpedo. È quello che mi mettono in verde. Sharpedo. Scatola. Puro lì. Ma è allora, reverso questa o no? No. Oh, buono. Aspetta, perché dovrebbe essere... è VMAX. Ah so, è Charizard. Eh no, perché Charizard noi volevamo quello Hyper, questo non è Hyper. È VMAX acqua. No, ma che acqua? È buio. Questo è Tortonero. È Tortonero. È buio. Che te l'avevo detto? Vabbè, Tortonero è per gli amici. È Dredgeon. E peraltro, Marco, se non ve lo ce l'abbiamo in inglese, in italiano e in giapponese. E mo pure in italiano. Questo è proprio in italiano. Ah, ok. Vabbè, oddio, non è che ci fa schifo. No, andava benissimo, però... però ce l'aveva. C'era Charizard. Vabbè, questo non vuol dire che non ci sia. No, no, potrebbe pure esserci sempre. Shiny. 1, 2, 3, 4. È ruvida. Ma che cacchio sei? Ti giuro. Ho detto pure cacchio perché mi sono contenuto. Incredibile, Marco. Ma magari allora, Charizard. Qua abbiamo un'antenna televisiva. Poi c'è una cura totale. Uno scurrigino. Uno scriggy. Purlin. Macho. Ah, mi stessa abbassa la pressione, esatto. Aspetta un momento.
Dario. Hop. Ginevra, Polo Reverse. E Charizard. No, Marco. Questa è Psico. È una V-Full Art. Psico. Corso la V-Max. No, il corso la Full Art. Io mi ho fatto fermare qua dentro davvero. Peraltro, Marco, questa pure ce l'avevamo pure. Guarda quanto è brutta. Ce l'avevamo pure. Vabbè, ma qua le Full Art erano brutte un po' tutte, eh. Vabbè, cioè non è che possiamo lamentarci perché stanno a trovare tante cose. Però. Ci vedi, però, cioè, sta direttamente sotto a Charizard. Vero, quello che devo trovare. Quindi abbiamo preso il palo fino a mo. Abbiamo preso due pali che non finiscono più e poi se tanto mi dà tanto, è finita qua la storia. Guarda, questi sono quelli dei sono randomi. In teoria è randomico. Ma più di così. Ma che te devo dire? Rockra, Purrolin, Nikit, Sizzlipuch, Antenna, Energia, Malmar, Regular Team EL, Smart Rodan, Yaro, All Rares. E Nidorok Holo. Manco male. Abbiamo capito. Corsola di Galar! L'ultimo pacchetto per video che e poi non si chiama Corsola, si chiama Cursola! Vabbè, quale che è, però che posso dire, io non so come fa tanto male, eh! No, il problema è che dove devo leggere testa, io qua devo trovare solo Charizard. Non c'è niente. C'è dito di colla, giusto? C'è dito di colla. Nikit, Trubish, Antenna, l'antenna sempre presente, eh! Rocca, pressione, energia. Vedete che ci mancava? Smart Rodon. Yaro, addetta del centro Barba e una bella cippa. Antario. Olo. Va bene, vai Marcoli. Allora, ecco ciao ragazzi, come vedete Sandro è andato bene e io ce n'ho 5. Vabbè, a noi ci interessa trovare Charizard. Vabbè, quello che ti pare, non è interessa solo Charizard, guarda che succede qua a capire. Lo sai Marco, se troviamo Charizard, secondo me è una mezza maledizione. Perché poi se troviamo Charizard dopo ci serve pure quello shiny. Poi vedremo, tanto troviamo. Quindi questo lo levo così, ok? No, questo ti fa vedere. Hai ragione. Offriamolo. E al contrario, come sempre. Giusto, per voi. Vai. 1, 2, 3, 4. È ruvida. Buono. È ruvida, sai. Sono contento, Marco. Però devo capire se è pure sotto. Ma tu tocca tu. Che metti che c'è, già lo stai rovinando. Già rovinato. Energia. Pronte. Elettrico. Vai. Arbok. Questione che se ne abbasso la voce. Comunque tre ruvide top of the top, eh. Comunque secondo me non è hyper, Marco. Con l'occhio clinico ho intravisto, secondo me potrebbe essere un'altra V-Max o una Full Art. A posto. Proprio così, senza neanche colpo ferire, Marco. Che cazzo fai? Il Dreadnought Full Art, giusto? Sì. Senti, ma volevo trovare un Dreadnought V-Max per fare la triete. Sì. Ti ricorda qualcosa? Va bene. Bro, questo almeno è. Allora, Sandro, ti dico una cosa. Non so, io non ho visto online come hanno sbustato l'arte. Non so se c'è tutta sta roba. Però stiamo a aprire l'ira di Dio. L'ira di Dio, da quello che so. Sì, no, quello sì. Cioè, non lo so che stiamo a fare qua al panico. Ma manca solo Charizard. Ok, fatta in calcolo. È ruvida. Vabbè, dai, comunque. Senza colpo ferire, ti dirà fuori tenera. Comunque, possiamo dire che se li fate conservare qualche mese, è buono comunque. Qualcosa cresce dentro. Devo aspettare un mesetto in più, non devo scendere. Comunque, 1, 2, 3 e 4. E 5. Vabbè. Comunque, c'è anche 3 pacchettozzi, quindi. No, bello. Guarda, là, non ho bustato via di Dio. Sharpedo. Vai. Arbok. Kabu. Skeggy. Carvagna, Zigzagoon di Gala, Kakuna, Roli Goli, Malmar e pure lo Zegardolo. Oh, comunque male che abbiamo trovato un Olo, eh. Comunque me devo ripiegare la mano perché non mi ricordo qual è l'ultimo. No, ma aspetta, fermi tutti. Questo è Futuri Campioni, è normale che c'è sempre l'Olo garantita. Fermi tutti, non diciamo cavolate. L'Olo è sempre garantita. È Futuri Campioni questa. Quindi l'Olo c'è più qua. Però vabbè, quella là è tanta roba, quello non è garantito. Non sono garantito, no, non è che mi senti, perché sennò mi sento male. L'Olo, questa qui. È sempre garantito. E questa qui è sempre garantita. Sì, per loro sì. Vai. 1, 2, 3, 4. E ci sta. Vabbè. Sta tutto di attributo. Ma magari. Ma ciocche. Penso che troviamo un cruciale per regalare, abbiamo sbancato sto coso. Ginevro. O anche Ginevro. Quello è perché ci si fa gin, fa quello. Scraggy. Alla Pokéball. Linnone. Antenna. Il famoso linnone. Svalubo. È la pozione valore. Ma quindi questa è la penultima. Questa è una Olo. A Terini. Dai. Olo, garantita. Esatto. Me l'ero dimenticato perché questi cosi li abbiamo nel 92. Mesi fa. Se lo mettessi così. E se lo mettessi così. 1, 2, 3, 4. Gesandali.
è l'ultimo minuto. Ma magari. Energia, regola di Miel, Bit, Sharpedo, Guidol incazzato in carrabbiere, Guidol, Machop, bello questo, Machamp, uh-huh. Oro Reverse, e Certis, che metti c'è una pezza? Bellino, vai Marco, ma che bellino non si dice, ultimo pacchettino, bellino e bello, vabbè, esatto, sono venuto con la speranza di trovare Charizard, invece mi ho trovato due dead. Se torni a casa con due thread, no? To. Uno, due, tre, quattro. Vabbè, dai, sono potremmo essere soddisfatti di questa sportiva. Porca, mi stiamo giocando. Stadio di truffi. Victini, Atterini, Nictini, Svalbo e Macho. Zigzag, Undi, Canavar, Vulpix. E Zygarde, no, Masha. Prima l'hai trovato Olo, ragazzi. E ora l'hai trovato Olo. Ah, boh, ragazzi, questo è il nostro. Il bottino dell'Elite. Un Corsola. Comunque. Un Dreadnought Full Art. E un Dreadnought Max. Ci siamo andati vicini, vicini, eh. Vicini. Ci siamo andati proprio vicini, 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 vicini. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se vi è piaciuto, lasciate un like bello come Dreadnought. Ma comunque, sto cominciando a pensare che sei tu che porti sfiga e troviamo tutti quelli uguali. Dici? Sì, perché quando ci stai tu, troviamo sempre tutti quelli uguali. Prima la rilla boom, 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 boom. E mo. Perché poi non avete fatto mai queste cose? Cioè, rifletti, ci fate a vedere puntate vecchie. Perché. Non a vedere. E mo, vabbè, comunque abbiamo trovato Dreadnought. Quindi, se volete anche voi trovare un bel Dreadnought, lasciate un grossissimo. Oppure chiamatevi e lo vengo a trovare io tranquillamente, vengo a casa. Ragazzi, qui da Visio, Marco e da Dreadnought è davvero tutto. Noi vi mandiamo. Un grosso saluto. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.